Il 2 novembre 2007 viene trovato il corpo senza vita di Meredith Kercher nel suo appartamento, nella sua camera da letto in via della Pergola a Perugia. Questo è stato un caso mediatico di cronaca nera che ha coinvolto l'intera opinione pubblica. Protagonisti, oltre alla vittima Meredith, anche lo studente ivoriano Rudy Guédé, l'americana Amanda Knox e l'italiano Raffaele Sollecito, anche loro studenti all'Università di Perugia. Carabinieri Perugia. Pronto, buongiorno. Senta, qualcuno è praticamente entrato in casa sfondando la finestra e ha messo un moto di disordine, c'è una porta chiusa. Ma via, Io della Pergola. Perugia Carabinieri. Della Pergola 7. Via. Della Pergola 7 a Perugia. Fa abitazione, signor? Allora, guardi qui. È una domanda. Diciamo, chi abita dentro? Sono un gruppo di studenti a cui ha mandato. Mi dia il nome e il cellulare di uno degli affittuari. Nella mattina del 2 novembre, una vicina di casa di Meredith Kercher, residente in via Sperandio, appunto una via limitrofa rispetto a via della Pergola, ricevette una telefonata anonima in cui le veniva detto che era stata collocata nel bagno della sua abitazione una bomba. La stessa immediatamente allertava quindi la polizia. Nel giardino dell'abitazione di questa donna venivano rinvenuti due cellulari che poi si scoprirà appartenevano a Meredith Kercher, motivo per il quale intorno alle 12 circa del giorno successivo, parliamo del 2 di novembre, la polizia si reca in via della Pergola per riconsegnare alla legittima proprietaria questi dispositivi di telefonia mobile. Nel momento in cui la polizia postale arriva in via della Pergola, trova lì davanti Amanda Knox e Raffaele Sollecito. In particolare, siccome i ragazzi avevano rinvenuto una finestra di quell'abitazione rotta, avevano chiamato prima alle 12:51 e poi successivamente alle 12:53 i carabinieri. Nell'attesa dell'arrivo di questi carabinieri, che cosa fanno Amanda e Raffaele? A parte che sono molte le immagini che li ritraggono proprio lì di fronte abbracciati, e a partire proprio da questo, diciamo, l'attenzione e mediatica e anche processuale si è concentrata su di loro, invitano la polizia postale ad entrare. Motivo per il quale gli agenti della postale entrano nell'abitazione e trovano la camera da letto di Meredith chiusa dall'interno, sfondano la porta e all'interno di quella stanza rinvengono un qualcosa di terrificante, ovvero il corpo di Meredith martoriato, quasi completamente nascosto da un piumone in una pozza di sangue. Una ragazza inglese di 22 anni è stata trovata morta nella casa in cui abitava a Perugia, in Viale Sant'Antonio, vicino all'Università per Stranieri. La giovane era giunta a Perugia ad agosto nell'ambito del programma di scambio universitari Erasmus ed abitava assieme ad altre tre ragazze. È stata trovata in camera, nuda, coperta da un piumone e con un profondo taglio alla gola. Secondo i primi accertamenti, sembra che la stanza fosse chiusa dall'interno. Le altre coinquiline la scorsa notte non hanno dormito in casa. La stessa vittima sarebbe tornata dopo aver partecipato ad una festa. Nel primo pomeriggio di oggi sul posto sono giunti polizia e carabinieri e poco dopo il sostituto procuratore Giuliano Mignini, che coordina l'indagine. Come da protocollo è intervenuto anche il medico legale Luca Lalli. Dentro la casa, al lavoro, la scientifica per raccogliere gli indizi. Lungo la strada sono stati trovati brandelli di fazzoletti di carta, presumibilmente sporchi di sangue. Gli investigatori stanno compiendo un accurato controllo anche all'esterno del casolare, che è circondato da un'area verde. In particolare, gli accertamenti riguardano la porta finestra della camera della ragazza, che dà sull'esterno, anch'essa trovata chiusa a chiave. Pure qui è intervenuta la polizia scientifica che, con metodi poco ortodossi, è riuscita a penetrare all'interno per compiere altri rilievi. Sembra che a portare gli investigatori sulla scena del delitto sia stato il telefono cellulare della ragazza, ritrovato da una vicina di casa nel proprio giardino questa mattina. Gli inquirenti stanno ascoltando diversi testimoni e vagliando tutte le ipotesi, ma la pista più probabile è quella dell'omicidio. Venni informato nel pomeriggio del 2 novembre. Ero di turno perché noi abbiamo un turno settimanale, quindi noi all'epoca io stavo alla procura presso il tribunale, ora sto alla procura generale, quindi allora c'era questo turno settimanale, io mi trovavo nel periodo di turno settimanale.
quando venni chiamato dal dottor Chiacchiera, che era il vice dirigente della mobile, mi disse che c'erano scoperto un cadavere di una ragazza. Non mi disse nemmeno ancora se era abbastanza, sembrava così a sentire lui, abbastanza incerta l'identificazione, poi la identificarono. Il corpo nudo di Meredith è intriso di sangue sul pavimento, avvolto in un piumino. Una foto su tutti i giornali ritrae il suo piede uscire dal piumino chiaro. La stanza è chiusa a chiave dall'interno. Meredith divideva l'appartamento con altre tre ragazze che avevano trascorso la notte altrove con amici e anche lei era tornata da poco da una festa. La polizia scientifica si mette subito al lavoro. Gli investigatori si concentrano sulla porta finestra della camera di Meredith, anche questa chiusa a chiave, e trovano due cellulari nel giardino dei vicini. Cellulari intestati a Meredith. Ma c'è un altro mistero. Quello del vetro rotto della finestra della camera di Filomena Romanelli, una delle coinquiline di Meredith. Il vetro è stato infranto dall'interno della camera. Sparite le carte di credito e 300 euro. Da quel momento i riflettori si accendono su Via della Pergola a Perugia. Quando arrivammo lì intorno alle 14, già intorno alle 14:15, sapemmo appunto che era stato un omicidio, perché sapemmo che la ragazza aveva delle ferite da arma da taglio, per cui era un omicidio, sicuramente era un omicidio. E sulle prime si disse che era un omicidio probabilmente fatto da un ladro colto dalla ragazza mentre compieva un furto dentro a quell'abitazione che era nella quale vivevano un gruppo di giovani studentesse. Quello che mi colpì fu che la questione del preteso furto nell'appartamento di Filomena Romanelli, che era l'appartamento, entrando nella casa di Via della Pergola e andando verso sinistra, c'era un tinello, poi un corridoio. La prima stanza a sinistra era di questa ragazza calabrese che sarebbe stata sentita molto a lungo e avrebbe dato un contributo notevole alle indagini. E c'era questa pietra e questa effrazione, cioè c'era questa pietra che era caduta, non si sa come, i vetri rotti sopra i vestiti, cioè i vestiti erano stati messi, erano diffusi nella stanza, sopra i vestiti c'erano i vetri rotti, questa è un'altra cosa molto strana. Quindi io mi dissi, questo non mi torna, questo discorso lo capii subito ed è in effetti poi è stato confermato, poi mi pare anche è stato confermato questo discorso, c'è quello che si chiama uno staging, cioè il tentativo di depistare. Perché viene posto in essere un tentativo di depistare? Quando un soggetto che frequenta la casa, che potrebbe essere coinvolto nelle indagini, si sente minacciato. Il vetro era rotto, ma era rotto dall'interno. Questa è stata la peculiarità di questo caso. Quindi ragionevolmente che cosa possiamo ipotizzare noi rispetto a questo? Che l'aggressore non è entrato dall'esterno rompendo il vetro, come magari spesso può verificarsi nei casi di rapina, ma contrariamente a questo qualcuno ha rotto il vetro partendo dall'interno. E questo che cosa può voler dire? Due cose, che la finestra poteva essere ad esempio una via di fuga, oppure che qualcosa doveva essere simulato. Perugia, 150.000 abitanti, città vitale di universitari, giovane, ricca di riferimenti culturali. Una città che però finisce al centro dell'attenzione mediatica mondiale per l'omicidio di Meredith Kercher. La chiamata di sollecito alla polizia avvenne la mattina intorno? Sì, avvenne la mattina quando Sollecito andò lì in Via della Pergola con Amanda e chiamò il 112 dicendo che appunto c'era una no, c'era una ragazza, no, non parlò di un furto, lui disse che c'era una ragazza che
non rispondeva e che c'era la porta della camera chiusa e che dubitavano che fosse successo qualcosa, quindi era opportuno andare a vedere. Però poco prima c'era stato l'intervento della polizia postale perché una signora aveva chiamato che era rinvenuto. Furono due cose quasi concomitanti, perché la polizia postale intervenne per riconsegnare a Meredith i due telefonini che durante la notte chi ha commesso l'omicidio ha prelevato da quell'abitazione, li ha portati via e poi li ha gettati nel giardino di un'abitazione. Il giorno dopo quei telefoni suonarono perché qualcuno chiamò Meredith. Lo squillo del telefono fece in modo che la proprietaria di quel giardino, di quell'altra abitazione, ritrovasse questi telefonini. Chiamò la polizia postale, la polizia postale risalì alla proprietaria dei telefoni, erano di Meredith e la polizia postale stava andando a riconsegnare questi telefoni a Meredith. E la polizia trovò sul piazzale della villetta di Via della Pergola Raffaele ed Amanda, che aspettavano i carabinieri che erano stati chiamati da Raffaele. La scena del crimine si presentava sostanzialmente caotica in quel momento all'interno della stanza, perché ovviamente parliamo della stanza da letto di una studentessa, una stanza da letto disordinata, un cadavere quasi totalmente coperto da quel piumone, ma soprattutto la studentessa era nuda al di sotto del piumone, motivo per il quale ci si è orientati subito per l'identificazione di un aggressore che potesse essere anche un predatore sessuale. Meredith è morta dopo aver ricevuto 47 coltellate. L'autopsia stabilisce che ha subito violenza sessuale contro la quale avrebbe lottato. L'ora della morte viene stabilita tra le 22 e le 23. Il momento in cui Amanda viene interrogata non è inizialmente in grado di fornire una versione che possa univocamente far propendere per la sua innocenza. In modo particolare dichiara, ma vedremo anche che andranno valutate le circostanze in cui Amanda ha dichiarato questo, di essere stata presente quella sera e di aver visto qualcosa che poteva essere assimilabile a un'ombra, in particolare fa riferimento ad un uomo di colore, ed è il motivo per cui poi arriva a parlare di Patrick Lumumba. Però che cosa succede? E questo credo sia importante da ricordare. Questo interrogatorio arriva appunto senza l'assistenza di un legale e in una situazione in cui Amanda si trovava sotto una forte pressione emotiva. Alla fine venne ricostruito un quadro indiziario per il quale si decise il fermo di tre persone, si decise il fermo di Amanda Knox, di Raffaele Sollecito e di Patrick Lumumba, che è un musicista congolese, animatore in quegli anni dei pub perugini, lui stesso gestore di un pub nel quale Amanda prestava occasionalmente, lavorava occasionalmente al bar. Ecco, viene arrestato su indicazioni appunto di Amanda Knox. Viene coinvolto da Amanda Knox, però quando viene arrestato vengono arrestati con le stesse ipotesi di reato, con gli stessi sospetti, vengono fermati sia Amanda che Raffaele che Lumumba. Vatta a tagliare. Ok, il vetro solo. Sì. Amanda chiama in causa una terza persona e chiamare in causa questa terza persona è quello che le costerà anche una condanna per calunnia, e stiamo parlando di Patrick Lumumba. In particolare facciamo riferimento ad un messaggio che la sera prima Amanda avrebbe mandato proprio a questo Patrick Lumumba, che era il gestore del pub in cui questa ragazza lavorava in centro a Perugia.
Però che cosa succede? Perché questo interrogatorio è un po' il punto peculiare di tutta l'inchiesta, unitamente ad altri aspetti che prettamente diventano importanti sul piano processuale. Amanda era in Italia da pochissimo tempo, inizialmente non era assistita da un interprete, successivamente l'interprete invece ha parlato anche di uno shock emotivo di questa ragazza. Non era assistita da un legale e soprattutto è stata, o meglio, sembrerebbe essere stata molto pressata dagli inquirenti. Che cosa succede? Emotivamente non è una situazione facile, perché io ho immaginato quello che poteva significare una situazione del genere per una ragazza poco più di ventenne, in un paese straniero, anche la relazione che lei aveva con Sollecito e quindi il fatto di identificare in lui l'unica persona a lei vicina. In realtà parliamo di una coppia che si era formata solo 6 giorni prima di questo omicidio. Quindi sicuramente il primo interrogatorio che è stato fatto ad Amanda, che appunto poi è stato oggetto di grandi discussioni, forse a posteriori possiamo dire non è stato condotto in maniera completamente ortodossa. È successo questo, che nella notte, io stavo a casa, nella notte dal 5 al 6, quella è il momento della svolta nelle indagini, io stavo dormendo, quindi mi ricordo che fui svegliato perché avevamo fatto indagini tutto il giorno, mi ricordo, eravamo tutti stanchi, però loro mi avevano avvertito che avrebbero chiamato Sollecito in questura. E Sollecito quella sera, in un verbale di sommarie informazioni che io è stato prodotto, eccetera, disse. Cercò di spiegare quello che era successo, eccetera, e poi disse: io finora vi ho detto un sacco di puntini, capite che cosa, la parola che usò più o meno, perché è lei, cioè Amanda, me l'ha fatta dire, di bugie praticamente, voleva dire questo. In realtà Amanda non era con me, se non è tornata era uscita da sola, è tornata a casa verso le 1 di notte. Questo è quello che lui disse in questa. Questa era una dichiarazione che lui non avrebbe più rifatto, perché lo poneva in toglieva l'alibi ad Amanda, in sostanza. Aveva dichiarato che quella sera era uscita con. Era andata fuori, quindi non era a casa di Sollecito, come Sollecito dice in pratica. Che aveva incontrato Lumumba e Lumumba le aveva chiesto di accompagnarla a casa perché gli interessava Meredith. Lei lo accompagna, dichiara di averla accompagnato a casa e poi lei si è messa nel tinello, lui è andato da Meredith che stava, ripeto, distante, era un corridoio e lei ha sentito da fuori che lui prima ci sarebbe stato un approccio sessuale e poi l'uccisione. A mio avviso c'è stata troppa precipitazione nell'arrestare i 3 indiziati. Erano stati raccolti degli elementi indiziari nei confronti di Amanda, di Raffaele e di Patrick coinvolto direttamente da Amanda. Però se invece di arrestarli subito fossero rimasti liberi, in libertà, comunque fossero stati messi sotto stretto controllo, controllati i telefonini, microspie nelle abitazioni, pedinamenti, eccetera, probabilmente le indagini avrebbero avuto più possibilità di accertare con maggiore certezza, con maggiore compiutezza, l'eventuale responsabilità dei 2 o la loro innocenza, come poi hanno, dopo una serie oscillante di sentenze, definitivamente accertato la Cassazione. Io ritengo che se non fossero stati subito presi, ma si fosse indagato, gli fossero state lasciate le briglie sciolte per qualche giorno e per qualche giorno seguiti, come dicevo prima, intercettati, probabilmente qualche elemento di certezza per la loro colpevolezza o per la loro innocenza in più, qualche elemento in più ci sarebbe sicuramente stato. Rudine Ermanghede, 21 anni, originario della Costa d'Avorio.
Si tratta della quarta persona presente sulla scena del crimine. I risultati delle analisi tecniche dimostrano infatti che le impronte di sangue sulla scena del crimine non corrispondono a nessuno degli indagati, ma fanno riferimento a un ivoriano. Sono sue le impronte insanguinate lasciate sul lenzuolo in cui è stato avvolto il corpo di Meredith e suoi i frammenti papillari sulla carta igienica nel water dell'abitazione della vittima. Gedè ne ha dette tante, insomma, e temo che ne continuerà a dire. Lui racconta una serie di cose che non tornano. Nella prima intercettazione, mentre parla con Giacomo, quando la postale lo rintraccia, esclude assolutamente la responsabilità di Amanda. Anzi, si premura subito di dire che Amanda non c'entra. Poi da lì passerà a due figure, poi una figura è Amanda e dopodiché Amanda e Raffaele. Chiaro che Gedè, sotto profilo della credibilità, insomma, è un soggetto alquanto discutibile, quindi sotto questo aspetto, ripeto, qualunque cosa dovesse aggiungere oggi, chiaro che non so quanto peso potrebbe avere in chiave investigativa. Ha tentato la revisione, ma ovviamente non è andato da nessuna parte, insomma, esito che francamente avevo ampiamente previsto, perché di fatto la sua posizione comunque prescinde rispetto all'eventuale responsabilità di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. È evidente che comunque sia, lui come è andata lo sa, è che secondo me non l'ha mai ancora raccontato e probabilmente non lo farà mai. Rudy Gedè viene fermato in Germania dalla Polizia Federale, a Wiesbaden. Era su un treno senza biglietto e stava tornando in Italia, forse per un incontro con un legale. A tradirlo è stata una lunga telefonata su Skype con un amico che si trovava però negli uffici della polizia. Rudy Gedè ammette di aver incontrato Meredith a una festa di Halloween, essere andato in via della Pergola con conseguente approccio sessuale consensuale. Nega però di aver commesso l'omicidio. Consideriamo Gedè ed è il nostro punto fermo. Sicuramente Gedè è sulla scena, sicuramente Gedè ha un'interazione intima violenta con Meredith, nel senso che Meredith non credo che fosse assolutamente consenziente. E ci sono abbondantissime tracce di questa persona, non solo sulla scena del crimine, astrattamente, ma contestualmente al sanguinamento di Meredith. Quindi abbiamo delle tracce che lo collocano sulla scena in maniera assolutamente precisa e affidabile. Secondo la sua versione, qualcuno è entrato in casa e ha ucciso Meredith mentre lui era in bagno. Stava ascoltando musica con gli auricolari e quando è uscito ha visto un uomo. Ma io penso che Rudy Gedè sa probabilmente qualcosa di più di quello che lui ha raccontato. Quello che sorprende, ma questa è un'impressione, non ci sono prove, io sto dicendo una cosa che assolutamente non ha, io non ho prove per dire questo, però è una mia impressione di cronista. Io non credo che Rudy la notte del delitto lui ha visto e sentito solo quello che ha raccontato, cioè il grido e il ritrovare Meredith agonizzante e poi il suo tentativo di aiutarla a tamponare, di cercare di salvarla, lui dice, tamponando il sangue, poi a un certo punto non ci riusciva e è fuggito e si è dato alla fuga per paura e non l'ha soccorsa. Giura di aver provato ad aiutare Meredith, ma preso dal panico, ammette di essere fuggito via. Rudy, guardi, allora, con me lui ha fornito diverse volte la stessa versione. La prima volta in chat, nella famosa chat, quando lui viene intercettato, tra virgolette, dal suo amico Giacomo. Lui non sa che è intercettato anche dalla polizia, perché Giacomo si trova nella stazione dei carabinieri, di chi sta conducendo le indagini. E quindi anche già al momento, in quelle due ore di chat con Giacomo, racconta l'episodio. Lo stesso racconto lo fa al giudice di Coblenza quando viene interrogato la primissima volta, lo fa a me quando lo raggiungo per la prima volta in carcere in Germania, lo fa al mio collega Gentile a cui rilascio un memoriale scritto
dove conferma sempre la stessa versione, lo fa davanti al pubblico ministero quando lo interroga, non davanti al pubblico ministero, davanti al GIP quando lo interroga per 8 ore e rilascia la stessa versione, lo fa in un'altra occasione quando viene risentito dal PM, lo ridice in aula quando viene, fa dichiarazioni spontanee, quindi le sue dichiarazioni sono sempre... Un altro elemento che ha condizionato l'andamento giudiziario di questa triste vicenda, di questo terribile delitto, a mio avviso, è che si è dato troppo valore alla prova scientifica e nel processo caduta la prova scientifica oggettivamente non c'era altro nessun altro elemento sul quale poter giungere alla certezza della colpevolezza dei due ragazzi che poi sono stati completamente assolti. L'indagine si muove su binari soprattutto scientifici. Tracce di DNA compatibile con quello di Meredith vengono trovate sulla lama di un coltello da cucina. Un coltello da cucina sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito. La polizia scientifica su questo coltello ha trovato nella parte vicina al manico delle tracce biologiche riconducibili ad Amanda Knox e sulla punta del coltello sono state trovate, sempre dalla polizia scientifica, delle tracce frammiste di sangue riconducibili ad Amanda e a Meredith e alla vittima. Per cui per la polizia scientifica già questa collocazione delle tracce dicono che quella è l'arma del delitto e che probabilmente l'arma del delitto è stata impugnata da Amanda Knox. Però c'è poi nel corso del processo sono state fatte altre perizie anche da parte delle corti che hanno giudicato, non solo le perizie scientifiche da parte delle difese che sono giunte a conclusioni completamente diverse, anche le super perizie nominate dalla Corte hanno valutato quegli elementi non certi dell'appartenenza e sostanzialmente la stessa cosa è avvenuta per il gancetto del reggiseno che, pur essendo stato individuato dalla polizia scientifica con il primo sopralluogo fatto con criterio e con dettaglio dalla polizia scientifica, non fu repertoriato, fu lasciato da una parte. Il DNA sul gancetto è un DNA, è un profilo genetico estremamente discutibile, sia per la quantità, sia per il fatto che comunque sia la problematica legata al reperto è di difficile soluzione, l'abbiamo ampiamente verificato, perché quel reperto è stato gestito in maniera inadeguata. Il gancetto del reggiseno era un qualcosa di assolutamente assurdo dal punto di vista tecnico, cioè un gancetto del reggiseno di Meredith tagliato e dove è stato trovato un DNA che si dice essere di Sollecito. A parte che non è stato provato che potesse essere Sollecito perché è stato soltanto analizzato una volta, talmente era infima la quantità di DNA e quindi si discuteva anche sulla esistenza o meno del DNA di Sollecito. Ma anche se fosse stato di Sollecito, teniamo presente che questo gancetto è stato individuato nel corso del sopralluogo fatto dalla scientifica il 2 e il 3 di novembre in un punto. Poi è stato reperito il 16 di dicembre, quindi a distanza di 46 giorni, in un'altra parte della stanza. Dopo che c'erano state 7 perquisizioni da parte della squadra mobile, con un trambusto totale della casa, con un cambiamento totale anche delle superelettriche che si trovano all'interno della casa e soprattutto la stanza di Meredith. Quindi un inquinamento direi a 360 gradi. Questa indagine non ha altri elementi forti come la prova scientifica e quindi si comprende, è comprensibile che se crolla questo pilastro scientifico, si trova in qualche modo gli stessi periti
delle corti che hanno giudicato dicono che quei reperti, delle corti che hanno assolto ovviamente, dicono che quella prova non è una prova certa, è chiaro, è comprensibile che crolli tutto l'impianto investigativo, perché poi il resto è affidato a delle testimonianze che tra l'altro sono testimonianze non raccolte nell'immediato, ma di persone che hanno ricordato o comunque associato a distanza quasi di un anno dall'omicidio. Si sono persone che si sono affatte avanti per opera di cronisti, tra l'altro i cronisti dell'allora giornale dell'Umbria, si sono fatte avanti queste persone e hanno raccontato episodi alla polizia, grida sentite quella notte, oppure Amanda che va a fare la spesa insieme e acquista alla mattina presto del materiale per fare delle pulizie, come se volesse cancellare delle tracce, eccetera. Però anche queste testimonianze, appunto perché, come dicevo, arrivate tardivamente, quando già i giornali erano pieni, sono stati pieni per un anno, le televisioni di tutto il mondo ne hanno parlato, beh, anche queste testimonianze hanno potuto essere sostanzialmente non dico con facilità, ma sicuramente con prese con le dovute cautele, e hanno dato alle difese la possibilità di metterle in discussione. C'è una testimonianza, a mio avviso, abbastanza significativa, quella della signora che non vede dal balcone ma sente, sì, alcune, adesso mi sfugge la il nome, signora Capezzali, che sente andare in due direzioni, sì, diverse attraverso... Sì, sì, quella è stata molto, è stata valutata. E quella è una signora che... La signora abitava in un appartamento che dava proprio sull'appartamento di Via della Pergola. Questo lo fanno nell'immediatezza dei fatti? Poco dopo? Ma poco dopo, adesso mi ricordo. Poco dopo si presentò, mi pare. E quindi lei raccontò con molta... molta precisione, anche più o meno l'orario era attorno alle 11:30, no? Cioè, lei sente questo grido terribile che proviene da quella casa. No, non solo questa signora, ma questo grido viene sentito nello stesso momento da una giovane maestra, più due ragazze calabresi sentono i passi di corsa nella parallela di via Pinturecchio, di due, nello stesso orario più o meno. Allora c'è prima uno scalpiccio, no, prima c'è c'è qualcuno che fa queste scale metalliche e a lei sembra una persona sola. E queste scale metalliche sono le più lontane dalla zona del delitto. Poi c'è uno scalpiccio di più persone nel cortiletto che sta antistante alla casa di Via della Pergola, che è rivolto verso Via Sperandio, cioè verso... Questo è un elemento molto importante, estremamente importante. È stato infatti valutato, da noi è stato valutato con molta attenzione. Quindi il movente non c'è, l'arma del delitto non c'è, il DNA non è riferibile alle cose, mi dica lei. No, mi dica lei, no, vede, ho ragione io che lei fa la parte dell'avvocato del diavolo, ho capito io, ma adesso non serve più perché c'è un giudicato. No, ma guardi che il giudicato, se lei come penso l'ha letto, sono solo 20-40 pagine l'ultima Cassazione. Il giudicato mette Amanda nella stanza del delitto, dice buono il memoriale, ma poi dice che non c'è una traccia nella stanza del delitto, ma era lì. E poi però parla di clamorosi errori, defaillance investigativi. Prima di essere arrestata, Amanda scrisse un memoriale in questura. 3 pagine e mezzo scritte a mano.
un testo confuso che ritratta le dichiarazioni precedenti in quanto rilasciate sotto shock, dice la ragazza americana. No, quello fu una specie di diario che Amanda scrisse una volta entrata in carcere e oggettivamente raccontava un omicidio che era praticamente quello che poi il pubblico ministero Giuliano Mignini ha portato a processo. Però per come si è giunti a quel racconto, a quella testimonianza, non ha avuto valore in sede, non ha avuto valore in sede processuale e non ha pesato sulla formazione del giudizio e neanche sulla formazione delle prove di colpevolezza della Amanda Knox. Lei dice che stava a casa, la storia che stava a casa col fidanzato, hanno cucinato, hanno fatto una cannetta della quale non c'è prova da nessuna parte, né tossicologica né niente. No, solo per un suo dire, che poi si è rotto il lavandino, hanno pulito il lavandino, sono tutte le cose. Però poi dice, si colloca nella casa del delitto con Lumumba, che ebbe ucciso da solo Meredith, secondo quello che c'è. Però dice, è un sogno macabro che però lo ricordo. Noi abbiamo preso 3 anni per calunnia, quindi è inutile tornarci sopra. No, ci siamo difesi molto, però abbiamo avuto 3 anni definitivi, come io dico che Amanda è innocente perché c'è una sentenza definitiva, così Amanda per la calunnia non la stiamo a rimotivare. No, ma era frutto di grande stress. Per di grande... Cioè, non no, lo, tanto il 98% sono contro Amanda in Italia, quindi no. sì, anche il 99%. Sì, non rispettano nemmeno, ecco perché ero un po' restio a fare questo colloquio con lei, non rispettano neanche il giudicato principale, sono, ecco, però è così, come mai non lo so. Il giudice per l'udienza preliminare di Perugia, Paolo Micheli, ha condannato a 30 anni Rudy Ghedè e ha rinviato a giudizio Amanda Knox e Raffaele Sollecito, tutti e tre imputati per l'uccisione della studentessa britannica Meredith Kercher. Una sentenza che deve fare riflettere. Perché? Perché sono ragazzi tutti giovani, quindi comunque non sono pagine comunque per fatti bruttissimi, per cui bisogna pensare a questo. La decisione è stata presa dopo una camera di consiglio durata oltre 10 ore. Per Ghedè, unico dei 3 imputati a chiedere il rito abbreviato, la procura lo scorso 18 ottobre aveva chiesto l'ergastolo. Il giovane ivoriano è stato condannato per l'omicidio volontario di Meredith, aggravato dalla violenza sessuale. È stato invece assolto dall'accusa di furto, contestata agli altri 2 imputati. Allora, la sentenza è sicuramente severa, ma noi crediamo che ci siano molti spazi per fare il nostro appello. Per Knox e Sollecito il processo inizierà il prossimo 4 dicembre davanti alla Corte d'Assise. Nella sentenza con la quale ha condannato a 30 anni di reclusione Ghedè, il GUP di Perugia ha assegnato un risarcimento di 2 milioni di euro ciascuno al padre e alla madre di Meredith Kercher, di 1,5 milioni alla sorella e altrettanti ai fratelli. I familiari di Meredith, costituiti parte civile con gli avvocati Francesco Maresca e Serena Perna, avevano chiesto un risarcimento complessivo di 25 milioni di euro per la morte della giovane a carico di tutti e 3 gli imputati. Il giudice Micheli si è riservato 5 giorni di tempo per decidere sull'eventualità di concedere gli arresti domiciliari per Knox e Sollecito oppure per confermare la misura cautelare in carcere. Siamo abituati a battaglie lunghe, siamo convinti che sarà una battaglia lunga. Siamo convinti che sarà molto importante leggere la motivazione di questa sentenza del giudice. Ovviamente Amanda è rimasta dispiaciuta, ma allo stesso tempo è una ragazza estremamente equilibrata che è riuscita, nonostante questa difficilissima esperienza, a trovare degli elementi positivi e quindi con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato questa parte preliminare, noi adesso andremo a giudizio, ecco, a difendere. Meredith fu uccisa a Perugia nella notte fra il 1 e 2 novembre dello scorso anno. Ma per come sono state dagli esami dell'autopsia, viene fuori che una persona soltanto non può aver fatto quel delitto, perché lì, ricordiamoci che ci sono le coltellate,
quella mortale, le coltellate che producono ferite, ma c'è anche una violenza di natura sessuale, e oggettivamente mi sembra troppo una persona sola che riesca a far tutto quello, quello scempio, da sola. L'elemento che mi fa propendere per la presenza di almeno un altro soggetto sulla scena è il quadro lesivo su Meredith, in particolare le 43 lesioni da minaccia verso cui la ragazza non ha avuto modo di difendersi. E siccome sappiamo che era una ragazza in gamba, strutturata anche psicologicamente, mi risulta veramente improbabile credere che abbia sopportato quel tipo di pungolature senza minimamente tentare una difesa. Quindi, siccome tutte queste lesioni interessano l'area genitale prevalentemente, alcune altre parti corporee, ma non quelle su cui ci attendiamo delle lesioni se c'è stata difesa attiva, e allora vuol dire che questa ragazza non era in una condizione di potersi difendere, e quindi un solo aggressore sulla scena è poco compatibile con una dinamica di questo tipo. Io immagino un soggetto che la trattiene e un altro che purtroppo ne fa scempio. E il DNA di questo soggetto terzo? Beh, sai, per la tipologia di interazione che può essersi prospettata, è anche altamente probabile che possa non essere stato recuperato, insomma. Alcuni errori su quella scena, non lo dico io, lo dice la Cassazione, sono stati commessi. C'era una traccia verosimilmente di liquido seminale molto vistosa sulla federa del cuscino repertato all'interno della scena del crimine. Nessuno sa che appartenga. Ancora oggi noi non lo sappiamo. Visti gli articoli 533, 535 codice procedura penale, dichiara Nox Amanda Marie e Sollecito Raffaele colpevoli dei reati loro ascritti. Tutto si è compiuto in una manciata di minuti. A mezzanotte e cinque il presidente della Corte d'Assise Giancarlo Massei ha letto con un filo di voce il verdetto che condanna Raffaele Sollecito ed Amanda Nox per l'omicidio di Meredith Kercher. 25 e 26 anni di carcere sono stati inflitti rispettivamente al pugliese e all'americana, uno in più a lei per aver coinvolto nella vicenda l'innocente Patrick Lumumba. Al termine della breve udienza Amanda Nox è stata portata via in lacrime, disperata. Raffaele Sollecito a testa alta, impassibile. Siamo assolutamente soddisfatti. Penso che la famiglia Kercher abbia ottenuto giustizia ed è una sentenza che nella tragedia comunque, perché riguarda dei giovani ragazzi, comunque penso che giustizia sia stata fatta. Niente, no, siamo dispiaciutissimi della sentenza, la contesteremo nelle sedi opportune, prendiamo atto della concessione delle generiche che va spiegata in qualche modo, come ho sempre detto, come un compromesso tra l'incertezza della prova e la gravità del fatto. Come hanno reagito le famiglie? Molto male, molto male. La pubblica accusa aveva chiesto per i due imputati l'ergastolo con isolamento diurno. I due PM titolari dell'inchiesta, Manuela Comodi e Giuliano Mignini, hanno comunque dichiarato che intendono rispettare la decisione della Corte. La Procura di Perugia quindi non appellerà la sentenza, come faranno invece le difese che nel processo hanno sempre sostenuto l'innocenza degli imputati. Raffaele ed Amanda hanno evitato l'ergastolo poiché la Corte ha ritenuto di escludere le aggravanti contestate e di concedere le attenuanti generiche. I reati inoltre sono stati dichiarati unificati dal vincolo della continuazione e quello di violenza sessuale assorbito nel reato di omicidio volontario. I due imputati inoltre sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, interdetti per sempre dai pubblici uffici, dovranno poi risarcire i familiari di Meredith, la proprietaria della casa in cui si è consumato il delitto e la sola Amanda, Patrick Lumumba. Sconvolti e in lacrime parenti e amici dei due ex fidanzati, non è finita qui, non la lasceremo sola, hanno dichiarato genitori e sorelle di Amanda. Dovevano assolverlo, non hanno fatto il loro dovere, è il commento dei familiari di Sollecito. La famiglia di Meredith ha invece seguito la sentenza e lasciato l'aula in silenzio, infranto solo questa mattina in una conferenza stampa. Non è il momento di celebrare alcun trionfo, ha detto Lyle Kercher, perché ci sono tre giovani in prigione e comunque mia sorella non tornerà in vita. Per questo, ha concluso, non possiamo dirci felici. No, una ragazza straordinaria, travolta essa, lei stessa da questa vicenda, che non si è mai sentita una che ha dato tre coltellate a me, cioè, perché è carina, intelligente.
ha sopportato 4 anni, il miglior detenuto d'Italia lei, è Sollecito, io parlo di Amanda, 4 anni di custodia cautelare, sempre rispettosa delle decisioni, voglio dire, ha sempre detto che era amica di Meredith, ha sempre detto che non gli aveva rubato i soldi perché ce n'aveva più Amanda di Meredith di soldi, Amanda aveva 4.500 euro sul conto deposito e lavorava, ha sempre detto, non ha messo mai una parola fuori posto con Meredith, poi si è detto qualche cosa su questo memoriale. Insomma, una ragazza straordinaria, adesso un ottimo dal punto di vista umano, insomma, perfetto, intelligente, consapevole del rischio che ha corso, tanto è vero che secondo me non rimane senza conseguenze neanche la soluzione, 4 anni. 4 anni sono io tanti. Ho perso un'amica in un modo più brutale e inspiegabile. Ho sempre voluto la giustizia per lei. Io non fugo dalla verità, io insisto sulla mia innocenza, sulla nostra innocenza, perché è vera. Assolve entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto. Assolti. La parola si diffonde rapidamente in piazza Matteotti. Partita dagli operatori dei media che stazionano da giorni davanti al Palazzo di Giustizia, si propaga in una manciata di secondi sulle bocche di centinaia di persone in attesa. Amanda e Raffaele innocenti, Raffaele e Amanda liberi. Dopo 4 anni i due imputati sono assolti con formula piena dall'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, non per mancanza di prove, ma per non aver commesso il fatto, in base all'articolo 530, primo comma, del codice di procedura penale. Beh, è chiaro che sono felicissima, devo dire, veramente. Malissimo. Io mi aspettavo la conferma della sentenza di primo grado. La sentenza viene annunciata alle 21.50 dal presidente della Corte d'Assise d'Appello, Claudio Pratillo Elman. Sono tesi i due ragazzi in aula mentre il giudice legge il dispositivo che si apre con la condanna per calunnia riferita alla sola Amanda. 3 anni già ampiamente scontati. Dopo quest'ombra tutto il resto è emozione. I primi sussulti vengono sopiti dal presidente che deve finire di leggere e poi, fra abbracci e pianti liberatori, la corsa fuori dal tribunale, di nuovo al carcere, ma per uscirne. I'm Deanna Knox, Amanda Knox's sister, and I have a few words on behalf of our family. Fuori, nella piazza di Perugia, si alimenta una sterile contestazione. Da una parte i colpevolisti che gridano vergogna, dall'altra gli innocentisti che esultano. Un tifo da stadio accoglie uno dei difensori di Sollecito, l'avvocato Mauri. Tanto due parole per dire che me ne sto andando al carcere di Terni. Raffaele, come avete sentito, è stato assolto. Intanto giornalisti ed operatori lavorano ai collegamenti per i principali network mondiali. Sono le 23 passate quando Amanda da Perugia e Raffaele da Terni lasciano quello che per 4 anni è stato il loro domicilio. Lui in direzione Bisceglie, dove abita il padre, lei alla volta di Roma. L'altra faccia di questa vicenda ha le sembianze del dolore. Quello della famiglia di Meredith Kercher, che ieri ha vissuto il giorno più brutto dopo quello del triste novembre 2007. Dopo quella di ieri, madre, sorella e fratello di Meredith hanno tenuto oggi una nuova conferenza per gridare il proprio sconcerto e l'incapacità di comprendere una sentenza che ribalta così radicalmente l'ipotesi accusatoria della Procura di Perugia su cui avevano riposto il loro diritto a conoscere la verità. Confermando la fiducia nella giustizia italiana, la famiglia Kercher ha spiegato di non avere alcun interesse a vedere in carcere Raffaele o Amanda o chiunque dimostri di non essere colpevole. I Kercher hanno però parlato della necessità che la giustizia faccia emergere comunque chi ha aiutato Rudy Ghedè a uccidere la ragazza. Sì, perché l'unico responsabile del delitto è ora il ragazzo ivoriano condannato a 16 anni perché ha optato per il rito abbreviato, sentenza passata in giudicato per aver ucciso, va ricordato, in concorso. Su questo punto è quindi probabile che i legali di Ghedè possano chiedere la revisione per il loro assistito. Fatto sta che allo stato attuale è lecito dire che uno o più responsabili della terribile morte di Meredith potrebbero essere in libertà.
C'è ora molta attesa per le motivazioni della sentenza, che saranno depositate fra 90 giorni, sentenza per la quale la Procura di Perugia ha già annunciato di ricorrere in Cassazione, affermando la sua contraddittorietà, soprattutto per quanto riguarda l'accusa di calunnia. Evidentemente per me non è stata una giustizia perfetta, perché dobbiamo anche ricordare che questi due imputati sono stati condannati per due volte, quindi da tanti giudici dello Stato italiano che hanno ritenuto gli indizi sufficienti per condannarli. La loro assoluzione è stata annullata dalla Cassazione, come sappiamo. Non solo, ma bisogna ricordare che la Nox è stata condannata in modo definitivo per il reato di calunnia nei confronti di Lumumba, e a questo punto non sappiamo per quale motivo la Nox abbia calunniato Lumumba stesso, perché rimane, come dire, appeso la motivazione di questa condotta. E la stessa Nox scrive un memoriale di suo pugno dove si colloca sulla scena del crimine. Nella scena del crimine dice che sta ascoltando le urla della povera Meredith mentre viene sgozzata. Questo in prima battuta, memoriale scritto, redatto in un momento in cui era assolutamente tranquilla, perché non aveva nessuna forma di pressione. Sono grossissimi, importantissimi interrogativi che evidentemente rimarranno senza risposta, perché ormai la sentenza della Cassazione, la seconda sentenza della Cassazione, ha posto la parola fine a questo processo. Ero convinto e sono tuttora convinto che se Rudy faceva il processo unitamente agli altri due, si sarebbe creato un meccanismo tale sin da subito dove Rudy sarebbe diventato il capro espiatorio di tutta questa vicenda. La stampa sarebbe stata tutta accontentata perché il colpevole veniva fuori subito da questo processo in tre, e quindi la cosa si sarebbe attenuata e probabilmente Rudy avrebbe preso l'ergastolo. Ho voluto separare i processi perché ero, insieme con il collega Gentile, eravamo convinti che un processo con un'attenzione diversa, più distante dagli altri due, avrebbe consentito una valutazione un pochettino più, non dico più serena, perché io credo che i giudici siano sempre sereni quando giudicano, però una valutazione con diversa, con meno pressione mediatica, esatto. Penso che Rudy Guédé abbia cercato di guadagnare tempo. I riferimenti scientifici sulla sua presenza sulla scena del crimine erano ovviamente, come dire, importanti, granitici, come abbiamo detto, per cui non aveva via di scampo in una ipotesi difensiva. Poteva essere molto più chiaro nel rappresentare la presenza degli altri due imputati, è rimasto sempre sul dire e non dire, senza così agevolare la Corte d'Assise, e io penso che questo lo abbia fatto perché secondo me in qualche modo vorrà poi disporre di questa vera verità in qualche modo, quindi non so se scriverà un bel libro dove racconterà quanto è accaduto, oppure se vorrà fare una qualche esclusiva giornalistica o televisiva. Sicuramente quando uscirà dal carcere, e ormai manca poco, potrà veramente raccontare, se vorrà, quello che è successo. La drammatica vicenda giudiziaria dell'omicidio di Meredith Kercher è iniziata nel gennaio 2009 ed è finita nel marzo del 2015. Una lunga vicenda seguita nelle fasi salienti da tutto il mondo. Solo per Rudy Herman Guédé c'è stata una condanna, mentre per Amanda Knox e Raffaele Sollecito condanne e assoluzioni. Tanta tensione, un eccessivo accanimento di innocentisti e colpevolisti. Ora Amanda e Raffaele sono liberi, lei è a Seattle a fare la giornalista freelance. Ha scritto un libro autobiografico e collabora con una società che indaga sugli errori giudiziari. Lui si è laureato in ingegneria informatica e lavora nel mondo del web. Anche lui ha scritto due libri. Allora, è stato fatto un dibattito, non di giorni, di anni su questo punto.
allora se Raffaele non è colpevole, lo è colpevole Amanda perché è stata vista la mattina successiva del 2 alle 8 di mattina dal titolare della Conad, quindi significa che era fuori, significa quindi che lei era andata fuori, ammazzato insieme a Rudy Ghede e Merit e Raffaele l'ha coperto, oppure entrambi erano insieme, sono usciti e sono stati visti dal famoso Barbone, che il curatore, che poi dopo è stato smentito anche lui per tavolo, perché non era possibile che avesse potuto vedere i due ragazzi. La realtà è questa: Raffaele e Naman sono rimasti tutti e due all'interno di questa abitazione in Corso Garibaldi, sono stati visti da una ragazza, da una bulgara, se non ricordo il nome, alle 8:30 della sera del 1° di novembre, perché lei era andata a trovare Raffaele per chiedere un favore, e lì sono rimasti per tutta la sera. L'udienza è tolta. La pressione mediatica non fa bene, soprattutto perché, mi scusi, molte volte purtroppo il mondo giornalistico non è adeguato. Cioè, io mi sono trovato di fronte a letture delle stesse vicende processuali, dico, ma questi a quale processo hanno assistito? Io ne ho visto uno, questi ne hanno visto un altro. Cioè, ecco, quindi se la stampa riuscisse più a informare e invece di, purtroppo succede che invece molte volte tendono a correre dietro a quelli che sono i sentimenti, le emotività della popolazione, questo purtroppo è. E allora e questo lo è diventato perché c'era una bella ragazza americana coinvolta, un ragazzo italiano e una studentessa in britannica, e il ragazzo di colore che era Rudy, quindi tutti gli elementi per far sì che però una miscela esplosiva da un punto di vista mediatico, insomma. Dal punto di vista mediatico, ma non giudiziario. In generale i media vogliono dare, una risposta su chi sia il colpevole nel più breve tempo possibile, mentre la verità processuale risponde ad altri criteri. Il caso di Meredith Kercher è fra tutti un caso di un'alta mediaticità. Questo perché risponde ad alcune caratteristiche delle donne che sono al suo interno. Da una parte la vittima, Meredith, dall'altra l'imputata, e in questo caso Amanda Knox. Sono due donne, due ragazze, con delle caratteristiche totalmente diverse tra di loro, che sicuramente rendono questo caso mediatico. Un altro aspetto è sicuramente la brutalità dell'omicidio e il movente di tipo sessuale, che ha un po' raccolto in poco tempo le vicende, trasformandole in una fiction. Quindi abbiamo da una parte la storia di due amanti, Raffaele e Amanda, e dall'altra la vittima. Un'altra caratteristica molto importante in questo caso è sicuramente l'ambientazione. In questo caso Perugia, che non era sicuramente la capitale della droga, o almeno non ancora, ma che era comunque è diventata una cittadina con un turismo in quel momento mordi-fuggi. Sicuramente un altro dato è appunto la nazionalità dei vari soggetti. Gli imputati, quindi da una parte l'americana Amanda Knox di Seattle e dall'altra l'inglese Meredith. Sicuramente le loro nazionalità hanno influito su quanto il processo è stato seguito a livello mediatico, ma anche a livello quantitativo.
Stessa cosa ovviamente per Rudy Guédé e Raffaele Sollecito, quindi tutta la parte anche no, italiana che poi ha contribuito. Quindi sicuramente è stato un caso mediatico anche per la diversa nazionalità di tutti i componenti della vicenda. Qui abbiamo un condannato per omicidio in concorso con ignoti e abbiamo l'assoluzione di quelli che erano stati individuati come complici, quindi tecnicamente, giuridicamente il caso dovrebbe essere aperto. Beh, questo sì, però formalmente non viene riaperto perché teoricamente, in base alle sentenze, in questo momento ci sono due assassini in libertà che nessuno cerca, uno o due, perché dobbiamo tutte le sentenze parlano in genere, quasi tutte, di tre persone che hanno agito, tranne l'ultima sentenza che, di assoluzione, che fa capire che, secondo i giudici, la convinzione è che l'omicida era uno solo, era uno soltanto, e ovviamente le difese dei due ragazzi dicono che l'unica persona che era sulla scena del crimine era Rudy Guédé, quindi quel delitto è stato commesso solo da lui. Però solo da lui, 16 anni sono un po' pochi per un omicidio. E anche questa sarebbe un'altra contraddizione in questa altalena di assoluzioni e condanne che il processo per l'omicidio di Meredith Kercher ha avuto. Però noi non possiamo che rifarci a queste sentenze e accettarle per quelle che sono. Noi abbiamo un feroce delitto, una persona che ha concorso a quel delitto con delle persone che sono rimaste ignote, e quelle persone rimaste ignote sono degli assassini in libertà che in questo momento, per quello che io non vengono cercati da nessuno, e quindi assassini in libertà, questo almeno ci dicono le sentenze, e questa è la storia, diciamo, giudiziaria della vicenda. Io vengo tuttora fermato dicendo sì, ma allora chi è stato? La mia risposta è: non ve lo devo dire io che faccio l'avvocato, ma ve lo deve dire lo Stato, ve lo devono dire la Procura della Repubblica e dei giudici. E purtroppo rimarrà un processo zoppo. Molto semplice, io l'ho detto da 8 anni a questa parte, esistono delle tracce che non sono state volutamente analizzate e sono molto importanti. Ci sono le tracce di sperma sulla copriletto del letto di Meredith Kercher. Possono essere di Giacomo Silenzi il fidanzato di Meredith? Forse sì, forse no. Possono essere di qualcuno, e cioè chi se no l'assassino. Bastava analizzarle e avremmo potuto avere una risposta sul punto. Interessa, io non faccio il pubblico accusatore, ma se qualcuno è interessato a questo potrebbe benissimo riaprire le indagini, potrebbe riprendere quelle macchie spermatiche, fare un esame del DNA e capire se sono del fidanzato all'epoca di Merit oppure se siano di qualcun altro. Certo. Confrontarle con Rudy, confrontarle con Sollecito oppure terzi, certo, soggetti. Anzi, Sollecito, un pubblico ministero capace a dar corso a una riapertura delle indagini, a prendere questi reperti che sono ancora presso la polizia scientifica e farli analizzare e comparare con il DNA dei protagonisti che abbiamo. Meredith si trovava a Perugia per imparare l'italiano grazie al programma universitario Erasmus. Di lei rimane una foto in maschera e il suo piede che esce da un piumino dopo essere stata uccisa. Ci resta la curiosità perversa dell'opinione pubblica, le urla fuori dal tribunale e la delusione per le condanne ribaltate. Una cronaca che restituisce un condannato, due assolti, un innocente e molti, molti colpevoli. Ci resta anche una fiction e qualche libro. Forse un po' poco. La sentenza del 2015 ha messo la parola fine a questo strano caso, alle controverse indagini e ai giudizi dei tribunali. Il caso dunque è archiviato, ma ci sono ancora troppe zone d'ombra.
e forse dei complici ancora in libertà. Thank you.